Aspetta un attimo. Ok, devo sempre cambiarla sta cosa. Ok, prova adesso. Ora. Mi dovresti sentire, sto parlando un po'. Sapevo. Dovresti sentire. Non sapevo che meglio al Dean Shield, bravo le zette. E quindi? Excuse me, you are Non on c'hai fire. segreto animale. You win. Che naffo, pensate che c'è il segreto. Peggio di me, ammazza, c'è schifo, ma di cazzo. Mamma mia, pensavo di averci il segreto. Sempre in caso la mia gioco di sordi un attimo per finire tutto questo si giù qualcosa. Nessuno può scappare dalla mia furia. Vedo tanto va bene, dai, giochiamo un attimo. La da coin perché tanto si è... Il mago c'ha molti minion battle, credo, considerato. Proviamo a vedere, dimmi se si sente un po' meglio adesso. Ok, prima non la potevo leggere perché non avevo aperto il programma per leggere. Lol. Greetings, Hail, intanto. friend. Aspetta, ma detto, voglio provare una cosa, aspetta. Devo dire il volume del microfono se c'è qualche problema con livello, aspettate. Livelli, star no, star massimo. Mi si sente ragazzi? Perché sennò devo aumentare ancora di più. Mi ho avvicinato un po' al microfono, ditemi un po' se va bene. Allora, intanto io sono animale perché il primo turno potevo fare coin e quello. Nel primo turno potevo fare coin e quello, quindi cioè già sono animale qua. E poi vabbè, niente, è una quest e devo fare, quindi stica. Se faccio tiro questo, me lo faccio ammazzare. L'ho avvicinato adesso il microfono. Prima era un po' più lontano in breve. Tanto, ovviamente. C'è una bella cosa, però mi ammazzo il minion. Questa cosa è brutta, diciamo così. Mamma mia, che palle. Per forza, buttiamo. This guy's toast. Perfetto. Metto qualche link nelle pagine di Facebook, allora, se tutto va meglio. In realtà volevo, dopo questo forse volevo fare provare un'Arena Run, così tanto per provare ragazzi, niente che Justice is mine. una merda. Lights out. Palle sto tipo. Dicevo che lo provo, ma Bomba. perché mi devo sentire storto? Scusate. Proviamo a vedere di mettere il link da qualche parte. Intanto ho riso la mia pagina che non mi fa schifo. Come si comporta OBS? Pacchetti persi. Pochi, pochissimi. I wonder.
Sunt stream. No, ma stai scherzando, ma sei un animale, sei. Idiota. Justice is mine. Fatemi pensare. No, non avrei potuto farla con... Oddio. No, 3 più 2 fa 5. Stava a 6 pure, ma così no. Sto mettendo i link sulle pagine Facebook nel frattempo. Vedi come sta andando. Sarò con le scatole. Si cura quello che ha già curato. Un animale. Direi così ottimo. Così già è morto, molto meglio. Oh, ma ho capito. Ti ho nominato moderatrice? Adesso ti ho nominato moderatrice, Aura. Prima non lo eri, considera. Prova a scrivere in chat. Devi cliccare sul nome della persona, sul messaggio in chat sopra Twitch. E una volta che sta lì... Tanto faccio un nuovo. Quello lo farò dopo, venti. Non male. Quindi sto dicendo, si clicca sul nome della persona e poi si preme per giungere come moderatore. E dopo ti scrivo una volta in chat e dopo lo farai. TK? Wow! Amazing! Veramente non lo ammazzo più sto tipo. Sap? Il tipo si caga sotto, sap? Ma vedi sap? I wonder. Vabbè, un taunt di ammazzare, fia mia. Forza! Boh. Sempre un taunt. Se c'ho sap il tizio ha perso. Se mi uscisse c'essi un po' di fortuna. Che culo. Io già l'avevo preciso. Peccato. Se mi fosse uscito sap invece sto schifo. Avrebbe pianto male. No, sei carte. Che noia.
Sì, finita la quest, smetto. Ci metto veramente poco comunque. Vabbè, Prince Marcus, bla 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 bla. Iniziamo il giorno 25. Ottimo, preferisci. Noioso, noioso, troppo lento, troppo noioso, troppo prevedibile, ti è. Ammazza lui, eh. E quindi dobbiamo aspettare. Vabbè, tutto da ammazzo. Chissà che cacchio si sarà preso. Beh, meglio allora, già meglio. Così. Mica male, sto nonnino Darkinon Dwarf. Darkinon Dwarf. The power of the Ethernet. Fiber over Ethernet. Vabbè, lo sapeva. Però poi ti pure 4 pizze in faccia. Che metterà? Mamma mia, ho 8.000 carte in mano, non giocasse una. Che noia sto tipo. Voglio che gioca carte, se no diventa noiosa sta partita. Cioè non può star lì 20 anni. Addì no, guarda, tanto è una casuale, dai, giocami. Non le curare, che devi fare? Vabbè. Ok, meglio, io ringrazio. Che guarda qua. Ho vinto! Ma io sono animale. Miss Lethal, faccio ta ta ta. Vinta. Vabbè, stiga, tanto vinco il prossimo turno. Miss Lethal, come al solito. Mi siamo le lì dall'in casual. Tanto. Miss Lethal. Pesca la mano, cioè che devo fare? Pensa se mi fanno TK e perdo. Sai come rosi? Muoio da charge, tipo, guarda. Mo che hai fatto il tiro più. Vabbè, GG. Meglio. Ho solo dovuto fare sborone col Gadget. Finita sta quest? Penso proprio di sì. No, tre carte. Che palle, se faceva cosa avevo fatto. Senti, io faccio. Gioco tre carte rogue e poi faccio con Seed. Basta sta storia. Non la faccio più manco io. Dopo un po', raga. O no? After a while. Start to be boring. Vediamo sto schifo da 6. Ho messo soltanto per fare tipo un Lidal alla fine, ma dei 4 danni e fa pure cagare se ci si è avuto l'ira gentile. Avevo messo quello. E poi certo mi sa. Sto mazzo non verrebbe che ho fatto a caso. Proprio così. Completamente a caso. Greedy. Vado greedy, guarda. Io so perché. Se metto un minion faccio 2 danni e poi di questo. Guarda. E che palle! Ora niente. Faccio i robot.
scocciosa. Mica male sta carta. Mi capirai. Non me li puoi ammazzare tutti tanto. Scegli un minion alleato, swappalo con un minion del tuo deck, lol. Mica male. Soprattutto perché se ce l'hai ferito, praticamente augurio o ripeschi. Se c'è un battle trade è ferito è una figata, praticamente. Sì, sì, vabbè. Ho fatto soltanto perché ho paura della storm o quella da un danno a tutti, che ne sai, cose brutte. Ok. What? Mi aiuta? Come funziona questa cosa? What? Musica. No. Così. Va bene. Perché non ci ho riflettuto un mezzo secondo prima? Potevo non prendermi due danni e sacrificare questo modo faccio pesca. Ah, più sicuro che ci sia più vita. Sono scemo, c'ha la trisatti. Vabbè, questo è buono per ammazzare il mana taglio. Vabbè. Ok. Ma per assunto fa meglio pescare. Tanto ormai 18. Madonna quanto ha pescato sto dio. Ha pescato veramente un po' troppo. Troppi, troppi danni. Bravo. Vabbè, capirai. Capirai. Un po' noioso. 18.000 leggendari comunque. Grazie, Prince Malkedar. E noi direi li mettiamo in bocca però. LOL. Vabbè. Quindi è pure il Jet Golem. Abbi un'altra spell del rogue e poi consiglio perché sto mazzo non è scato. Vabbè, aspetta. Ha giocato ancora ci può essere in effetti. Devi fare un estiminio, probabilmente accolit e poi l'ammazzo alla spalla. Aspetta, ecco. Io avrei fatto acco light, però un cretino sto dico. Vabbè. Ma che cazzo? Perché? C'ha più culo che anima per questo dio. Ciao Ghost 2! Come stai? Io dovevo fare soltanto la considera la quest del rogue. Facciamo vince, dai. Ecco, 3 danni. Inizio potenzi mini. Ma che mica riattacchi. Sto ragazzo è un po' strano. Ok, c'è un TK. Vabbè, 4 danni. Fallo prima, no?
Uff. Deck solo leggendari, eh? Non ce l'ho quel deck. Era Prince Malkezar. No, no, c'avevo Prince Malkezar, se è quello che pensi. Giocherò Dragon Priest o Midrange Hunter, considera. Sono gli unici deck che ho performanti al momento. Potrei giocare pure Silence, ma mi piace più Dragon Priest. Tu che mazzi giochi, Goss? Ma questa non è male all'inizio, però non mi convince Power Shield. Vai di rank. Eh sì, sta fa. Non so se tenere Power Shield contro Hunter è buona, però non c'ho draghi. Forse le avrei proprio. Però rischio di prendere dei Menacer all'inizio. No, no, teniamo tutto, dai. Al massimo ci avrò un 1-1-5. Brutto Nose è troppo buona contro Hunter. Non bene, eh. Speriamo di pesca un drago. Non ce n'ho tantissimi. Devo mettere il link della lista a proposito. Dopo lo metterò. Forse. Al 13? Poi è un po' qualche giorno fa. Vabbè, se uno gioca. Midger Hunter, ok, ce l'ho anch'io. J Druid e Aggro Druid. Guarda, Aggro Druid mi piace. J Druid ho visto. È carino, cioè mi è sempre piaciuto pure prima che uscisse questa nuova espansione, però quella di Un'Goro intendo. E perché ho smesso prima di Un'Goro. E poi ho ricominciato a giocare adesso, ho visto che c'è anche Un'Goro. L'altro giorno ho fatto la spacchettata, la puoi trovare sui video di Twitch, ma presto la metterò anche sul canale YouTube. Mica male. Il silence, ma anche quell'altra, quindi metto il silence invece. Io faccio così. Prima faccio così. Poi faccio così. E poi faccio così. Arena, sì, perché mo c'è l'arena gratis, giusto? Te sei bravo con le arene, io non sono mai stato un granché in arena, devo dire la verità. Ah, 3-2, dai. Almeno hai fatto 3 win. Se non sbaglio, quando ne fai già. Se fai tipo 3-2, 3-3, scusami, hai pareggiato. Te ridai i soldi che hai speso, no? Vabbè, non ti preoccupare. Ho visto che ci stanno qualche. Quando le facevo io ai tempi, ma poi avevo smesso e ormai non ero più mezzo decente. E ho cominciato. 4 vittorie, dai, dai. Quanto è il massimo che hai fatto? Sei riuscito ad arrivare a top? Purtroppo dopo ti sei fermato. Per umana. Lo facciamo così. Buttiamo un turno, però potrebbe pure impensierirlo. 7-8, non male. Io penso che il massimo ho fatto forse stavo 9. Poi quella è stata una volta sola, considera, solo una volta. Manche mi ricordo quanto è stato, considera. Penso 9, comunque sembra ricordarsi se è arrivato a 9. 10 non ci sono mai arrivato. C'è chi fa 12, io dico vabbè, GG. Come fanno non lo so. Sono molto. Non dico dubbioso, però dico vabbè. GG per voi ragazzi. E vabbè, te sei buttato sti minchia. Il mio obiettivo per adesso è rimanere in vita, perché Midrange Hunter è il beatdown nella situazione, cioè il deck che deve battere me prima che io arrivi in una situazione di controllo, appunto per quello si chiamano control alcuni mazzi, e riesca a tenere in piedi la partita. Quindi il mio obiettivo è non morire, il suo obiettivo è uccidermi. Quando capisco che c'è una svolta, praticamente vinco. Non so se tu le sai queste cose, cose le dico così tanto per... Ho letto una guida molto interessante di recente a quel tanto, non ci voleva. Gli faccio solo 5 danni. Dire ci curiamo. Dire proprio che ci curiamo. Non la uso come spunto. Vediamo un po' come va. No, che maledetto che è. E vabbè. Ok, non bene, non bene.
4 danni in faccia sono brutti. È che non voglio, cioè non riesco a ucciderlo, mi manca un danno praticamente. Silence a minion. Scusate se non ho parlato per un attimo, stavo a pensare a come evita che mi distruggesse il tipo qua. 4 di vita è veramente tosta per Priest da regge. Sto minion è veramente forte contro Priest. Troppa vita, Nesting Rock. Sono pochi Priest che hanno 7 di danni per le vatte di mezzo. Ok. Vinci per me, va benissimo. Se ci riesco, eh. Va bene. Stavo per essere sfondato, ti avverto adesso. Stai fatta. What? Se non ti dico. Va benissimo, guarda, mi impegno. Questo minion lo sto per perdere, quindi facciamo prima un attacco su di lui. Per levargli un altro po' di vita. Mi manderà veramente poco. Ci avrà lui, però. Non so se riesco a recuperare. Mo' vediamo, mo' vediamo. Cazzo! Shadow Quartet. Che non è male. Però mi ammazzo. No, si stava a 10. Allora, c'è un modo, c'è un modo. Non posso usare questa. Così muoio. Così muoio lo stesso. Mi fa 6 danni. E se riuscissi a ammazzare questo, mi ha fatto 12 danni praticamente. Così muoio. Cioè, vale, devo fare così, guardate. Devo fare così. Peccato. Sarà un taunt. Non era male. Sono perso. Eh sì. Se fosse uscito un taunt, forse. Ci può sta. Purtroppo se si riusciva a fare un danno in più, è stato bravo a rimuovermi il drago là. Ho usato un po' di risorse, però c'è riuscito. È stato bravo come midrange, perché ha capito quando doveva tradare e quando non. Vabbè, ci può sta, una lose. Ma la prossima mi prometto che la vinco cosa, dai. Non ti preoccupare. Chissà chi ci capita. Te contro chi? Qual è la classe o il mazzo che non ti piace giocare di più, Goss? A me forse è il Warrior con la quest. Quella è un po'. Non lo so, mi dà un po' fastidio. Red delle paludi dread. Guarda, mi stai chiedendo domande. Dicevo, qual è il deck o la classe in generale che non ti piace giocare di più contro? Dicevo così. Red delle paludi dread. Io ce l'ho in inglese, quindi non so di che parli. Red delle paludi dread. Aspetta. Erston. Sto cercando, ragazzi. Ok, un secondo. Aberrazione dei paludi, quale intendi? Intreggiate Red Hunter. Re delle paludi. Re delle paludi. Ok, re delle paludi. Andiamo un attimo. Intanto fammi giocare una carta che non giocherò con questa. Ma sì, non c'ho nessuno. Non ce l'avevo questa. Però una di nuova in più. Aberrazione delle paludi. Ti giuro non riesco a trovarlo. Aberrazioni delle paludi. Ah no, c'è Red delle paludi. Aspetta un attimo. Aspetta. Eccolo. Oh, eccolo. Madonna, attaccalo. Non è male questa carta. Sì, te l'ho trovato. Swonking Dread. Non è per niente male questa carta. Molto carina. Però.
Va detto che King Crush secondo me è più forte, perché devi pensare che è una carta che quando entra, se ti giocano un Poisonous, hai perso un 9-9, non hai fatto nulla, hai buttato 7 mana, capisci? Invece se tu giochi King Crush fai 9 danni, quanto cazzo è King Crush non mi ricordo, e cambia un bel po' la situazione, comincia a cambiare veramente tanto, perché tu giochi proattivamente, cioè con King Crush poi sia uccidere il minion, non mi è capitato, intendi lo Swinking Thread? Sì, va, di averlo con carica King Crush, intendi con, cioè King Crush ha sempre carica, sarebbe King Crush, non so se in italiano è stato tradotto. Un po' noioso sta mano. Questo turno gioco il 5, vediamo che succede. Faccio una combo con la coin. Anzi, a me piace King Crush perché finisce, non ce l'ho purtroppo, però se ce l'avessi lo metterei nel midrange hunter, perché ti permette di chiudere le partite veramente bene e comunque difende anche, perché essendo con charge ammazzi un minion che ti dà fastidio. Ok, già di taunt. Bello, buon controllo. Mica male, mica male. Potrei usare pure questa subito dopo e piano la nuova carta. Dimmi pure cosa, dimmi pure. C'è un po' di delay, quindi se mi sta chiedendo questa cosa non lo sto sentendo. Cioè non la leggo ancora. Poi guarda, quando mi capita una situazione del genere io mi accorgo non tanto che scusami, non tanto che non ho l'idal, ma che l'ho missata, perché ho sbagliato nei turni prima e non fa quel danno. Cioè capita veramente un game su 100, per dirti. Quindi un game su 100 dici vabbè, oh, ci sta, basta, ha vinto lui, è stato fortunato, capisci? Invece quando tu vai a giocare più dal punto di vista di avrei voluto fare un Lino, però non mi ho. Bello Dragon. Però prenderò Primordial, mi so. C'è ancora possibile prendere qualcosa di meno. Ecco Dragon in da appunto. Lol. Questa è molto buona contro un Jade. Quindi capisci, quando perdo una partita per un danno, io penso alla fine, siccome è un game che capita tanto ogni tanto, non serve incazzarsi. Cioè lì per lì sì, però già dopo qualche minuto ho smesso di essere arrabbiato, penso già al game dopo, capisci? Inizio subito un'altra partita. Oppure metto a giocare qualcos'altro se sono veramente troppo nervoso. Però mi capita raramente. E quello non ho problemi. Ma questo qui comincia a piangere, ragazzi, non sapete quanto. Vedere perché questo è stato fortunato, però devo dire la verità, qua è stato un po' fortunato per questo minion qui, eppure per questo vabbè, per lui, anche a lui dà fastidio questo, quindi quindi non mi posso curare, vabbè, non c'ho bisogno di curare. Lol. Farà una giocata leggermente spiacevole, prenderò un bel po' di danni. Perfetto. Non serve nemmeno il mio curo. Prendiamo un removal. Quindi inizio subito un'altra partita, capito? Non sto lì a pensare. Tu invece come reagisci? Cioè devi arrabbiarti un po' troppo? Per caso?
ci può stare un sito. Queste carte sono veramente carine, queste dei draghi, cioè. La nuova espansione ancora, i disegni sono veramente belli, non so da dove l'hanno presi, ma. Aspetta, provo, scusami. Purtroppo mi sei sta già al massimo. Non si è già al massimo. L'unico modo che ho è parlare così, considera. Vediamo se mi senti un po' meglio. Leggermente più scomodo, però mi dovresti sentire di più. Dimmi te se cambierò qualcosa. Non so se mi hai sentito, ma. Ops, scusami. Non so se mi hai sentito prima, ti stavo dicendo di. Per il fatto se a te ti arrabbi troppo. Ti avevo chiesto come. Se ti. Quando ti capita a te una cosa del genere, come reagisci te invece. Non so se poi mi hai sentito come reagisco io. Ho provato a spiegartelo, magari. Si sentiva un po' troppo basso prima, non lo so. Guarda, purtroppo. Mica male. Mi sa tanto che. È una idea, io dico, c'hai ragione, dovrei anche parlare a voce più alta se proprio vogliamo, però. Guarda, tu. Purtroppo è normale, uno si arrabbia. Cioè, lì per lì sì, però te l'ho detto. O giochi, o provi a giocare a qualcos'altro, oppure provi tipo. Già inizia una partita, magari fatti una casual in quel caso. Una partita così. Passo 5-2. Oh, bravo, bravo. Sono contento che stai vincendo. Ottimo, ottimo. Sì, sì. Avevo capito. Vedi che, figurati. Alla fine vincere arena è sempre bello. Perché comunque i premi ci stanno, questo va detto. Però non dire che ti di culo perché ci voglio pure abbastanza bravura. Però secondo me è più un 50-50, quindi. Anche lì purtroppo quando ti capita sfortuna sulle carte è inutile pure arrabbiarsi, ma. Secondo me ci sta a pensare come di. Ma mo io che faccio? E vabbè, 15 danni, un ammazzo di meno. Ok. capitano ste cose. Capitano. Sono certi avversari che cominciano a tauntarti. Allora lì devi proprio squelciarli. Devi mutare. Perché dopo un po' dici vabbè basta. Non è il PG più è la carta più forteccia, perché non gliela posso rubare. Ok. In che senso si è fatta male? Si è fatta male Aya? No, non ho capito, scusami. Ma vaffan bene, adesso ho capito Aya, cioè sei un maledetto, sei adesso l'ho capita, io non lo so, boh. Ste cose assurde. Ah, di questo c'hai paura, eh? Perché di questo? Ah no, per l'odd, mi ero scordato. Sì, sì, ma abbiamo da rubo. Ste battute, guarda. Sei un maledetto, te. Oddio che noia.
Che noia, che noia. Mi farò fare un po' di danni, dai. Quando muore, ritorna la tua mano, ma sei un maledetta, sei. Lo odio sto personaggio, sta persona contro. Va bene, aspetta che t'ho copiato. Vabbè, ci può stare. E vabbè. Tanto c'è una iena. Sì, mi hai fatto danni, cioè, sei bravo, sei fortissimo, guarda. Mi hai fatto tanti danni. Dai però, basta adesso. Rigiocali tutti e te vedi. Ah. Io devo cambiare un po' l'approccio in effetti. Inutile pure curarsi. Il problema è che se te esce, stava 4-7 adesso. Se esce un altro Dragonfire Potion, te che fai? Non mi pare che non gioca di due. Non mi pare proprio. Anche Olinova c'è ancora. Vabbè, non se ne frega pure. E quindi? Non si sa. Sto tipo non lo sto capendo molto. Gioca dai, fai poi Hero Power. Troppo tempo ne giocate, c'è un altro in golem. Ho deciso di streamare e comunque mi stavo divertendo abbastanza, quindi ho detto perché non farlo e basta. Detto perché non farlo come una cosa un po' più fissa. Per adesso sto solo provando, che bisogna sempre vedere, devo imparare a comportarmi più adeguatamente mentre gioco. Magari sto notando, vedendomi pure nei video, che parlo troppo poco. Quindi ci vuole un po' di tempo per fare un po' d'abitudine, capisci? Sempre, ci vuole sempre tempo nelle cose. Io adesso giuro il Dragonind, no? Non male questo. Non male. Distruggo questo. E poi basta. Vediamo che fa lui. C'ha troppe carte. C'ha veramente troppe carte. Tu, secondo la tua opinione, qual è la cosa migliore che trovi in una persona in stream? Cioè, perché ti fermi a guardare una persona in particolare? C'è qualche consiglio da darmi, secondo te? Io stavo a essere molto noioso a lui, però le carte ne finirà mai. Anzi, le finirò prima io. Questa meccanica, sta carta alla fine è molto forte, perché comunque ti dà un altro minion da giocare rispetto a forse a qualsiasi metto un altro. Ah, dici. Sì, certo, è giusto anche perché magari anche a me capita, magari certe volte vado in streaming comunque dove la persona o comunque le persone che stanno seguendo la chat vogliono un po' discutere, perché magari se no ti trovi sempre gli spam in alcuni streaming, anche perché va detto che quando c'è mille persone che ti seguono cominciano a scrivere in una maniera velocissima, il tizio se lo perde, i moderatori devono cominciare a bannare, diventa un po' un problema. Ma ammazzo il minion da solo, però. Che palle. Che cosa noiosa. Che cosa molto noiosa.
C'ha troppe carte, ce ne ho troppe poche. Pescato più di lui, considerate. C'ho un'isera che non esce. E vabbè, fai così. Ci avrebbe potuto mettere in atto. C'è ancora. Che c'ha che provoca? Quel 7-7 se ce l'ha. Vabbè, dai, 5 vittorie comunque non è male. Ho creato un pacchetto. Infatti mi dice Aura che giochi solo Hearthstone. Capito, capito. C'è qualche altra scusami, qualche altra passione, Goss? Ti piace qualcos'altro? Che palle! Non dica a te, dico questo tipo contro, mamma mia. No, non so, magari ti piace leggere libri, manga, ti piace vedere serie TV, giochi a calcio, non so, cose così, capisci? Oppure qualche videogioco che ti piace un sacco, oltre Hearthstone. Che hai giocato ultimamente e ti è piaciuto, non so, dimmi. E vabbè, sei forte. Che anime ti piacciono? Vabbè, non è che una persona obbligata a fare sport. Personalmente penso che comunque quando sei, diciamo, delle persone ci fatti da sportiva è bello. Però non è proprio un obbligo che uno si deve sentire obbligato. È un pochetto salutare. Magari a scuola viene fatto quel tanto che serve, diciamo. Un po' di palestra poi con l'età, dipende anche dall'età, quando incessi più grande servirebbe. Vabbè, sei forte solo te. Ti ha tanto metodo una magia spell. Che anime ti piacciono comunque? Dimmene qualcuno che hai visto ultimamente e ti è piaciuto. Maria lo conosco, l'ho visto anch'io. Ma devi far così. No, questo non lo fa. E che palle sto qui. Manco io posso rubare. Un po' un animale. Finalmente. Ah, My Hero Academia, sì, me l'hanno consigliato anche di leggere manga, diciamo così così. Devo dire che un po' mi interessa. Molto bello My Hero Academia, secondo me. Cioè, sta scoppiando. Ah, Sherazin, bravo, bravo. Una bella carta. Ma c'è pure l'immagine, diciamo, di Sherazin. E insomma, disincantarla, dici per Yogg. Yogg comunque ho visto che comunque sono nerfato, di pensare anche questo, eh. Hai fatto un 8-8, quello, quell'altro, alla fine. Il nerf in pratica è stato che Yogg prima se doveva tirare fai finta 10 spell, però tirava queste 10 spell, tirava qualcosa che lo faceva morire, lui le tirava comunque tutte e 10. Il nerf adesso è stato fatto che se muore magari alla prima spell, allora lì tu non tiri più le altre 9, diciamo, capito? Quindi se quando muore Yogg si smette, si interrompe di fare spell, anche se viene silenziato, mi sembra. Anche il silence fa parte di questa cosa. Mano perché mi fa troppi danni, insomma.
Secondo me non lo so. Io consiglio sempre di fare un mazzo che è performante, tipo Dragon Priest, consiglio, viene questo sto giocando io con qualche altra carta anche, viene considerato comunque un mazzo top. Ho sbagliato a curarmi, potevo ammazzare il zerino prima. Ah vabbè, poi così, poi così. Invece è una shippa insta. Secondo me viene, va, se lo crafti è tanto per divertimento, non, cioè, la mia opinione è che non è abbastanza forte per poi poterci pensare di scalare le ranked, capisci? Ti consiglio di pensarci un attimo, magari, perché non vorrei buttarsi Dust. Dicevo, non vorrei buttarsi Dust inutilmente. Sta partita andrà molto male, quindi veramente tanto male. Vedi se qualcosa che fa 5 danni tipo Awaken, insomma, ma ha dato 5 danni. Molto male sta partita. 8, 9, 10, 11, 12, però ammazza tutto. Dovevo difendere lei, devo ammazzare due, non so. Molto meglio, devo difendere di serve. Perché ha ammazzato 0-2. Ok. Partita aperta senza sé. Perché sto pescando? Scusa. Vabbè. Ah, quando viene curato Minion, porco due. Perso. Ah, perso. E lui resta a perdita. Noioso. Un po' noioso sto game. Troppo quel fatto che lui poteva rimettersi le carte è stato un po' troppo che se le rimetteva in mano. Serviva un Mass Silence che non ho. Devolver è stata un'ottima giocata, però un po' devo sperare per questo. Ha rigiocato troppe carte insieme. Ma Jade è così. Ma è riuscito a ammazzare tutti i draghi con me, adesso che è stato un po' troppo. E questo mi puzza di aggro. Lascio Dragonfire per limitare. Non male, non male. Venisse qualche minion early non sarebbe male. Questo NJ2 è in agro, quindi Dragonfire Potion mi serve. Pure Olinova andava bene, però. No, di Dragonfire. Anche Shadow Vision adesso non sarebbe. Eh no, però ho pescato già Dragonfire. Potrei prendere il massimo Olinova. Silence. Perché non si è capito prima con Silence? Brainless Druid. Ciao Ice, ciao, come stai? Hai visto, mi sono craftato il dragon alla fine. Va bene, Goss, spero di vederti nei prossimi giorni. Ciao ciao Goss, ciao ciao. Vediamo come va questo game. Comincio a avere pure una leggera fame. Ah, ecco, Jade, perfetto.
problema di sto rank è che la gente ci mette niente tanto a a giocare, a fare i giocati. E vabbè, ci ho lasciato un warping, capirai. Perché scoglionato, che è successo? Di tutto, dimmi tutto. Mi dan questa un meno uno perché così posso usarla con uno Share Cleric. Che comunque non fa mai schifo. Comunque dimmi Ice, dai, non dico curioso, però sono interessato, mi dispiace. Mi dispiace pure per vedere. Non so se avete notato che ho messo 1080p adesso nello streaming. Dovete dire come si vede, ragazzi, come si vede. Ma si è un po' abbassato il bitrate in verità. Perché si è abbassato così tanto il bitrate a 2000, 1000? Che sono sti picchi? Sti picchi bruttissimi nel bitrate verso 700, come sta succedendo? Ok, mo sta rischizzando. Madonna, quanti pacchetti avevo perso. Vabbè, bravo, non ti devo dire. La finale è sempre una carta, diciamo. Ti ho fatto 8 d'armor, inner with coin, ho pescato 3 carte. 8 d'armor. Dici perché vediamo sempre le stesse carte, gli stessi mazzi. Ci può sta. Prevedono swipe di quelli pesanti, cioè sì, di quelli pesanti. Ultima stella. C'hai ragione, c'hai ragione. Può capitare sta cosa. Beh, non provo swipe, ma comunque è brutto. Molto brutto. Minchia. Chi gli dica a sto ragazzo? Più forte che. Sei più forte che. 3 più 5 fa 8 teoricamente. Vediamo un po' come va. Che mazzi stai a usare per provare la scalata, se la vuoi chiamare così. Troppo quella carta. Dovevo attaccare. Ops. Quella carta io ho dovuto arrivare. Dovevo attaccare, andava a 4. Vabbè, tanto muore, però. Un peccato. Dovevo attaccare anche con l'ultimo. Ci ho veramente creduto che andava a morire. No, non ci ho riflettuto manco un secondo che era andato. Ma comunque non cambia molto con i miei. Non so, infatti è stato peggio, forse è stato ancora a quel punto. Io laggavo la chat adesso, non te la tirare. Ma che ho fatto? Non ci prova sempre, ragazzi, però non può, funziona sempre. Non può nemmeno piovere per sempre. Non lo so. Questo volevo. Two Warrior. Ma è buono secondo te? Purtroppo sei ancora un po' indietro con i mazzi migliori. Però ho letto soltanto Druid, Hunter e Dragon Priest, Silence Priest. Prima e cagno.
Gira bene quindi questo lì. Giusto? Zelda Ictum Warrior comunque prima era abbastanza forte, io lo giocavo, mi piaceva un sacco. 8000 di armor, mamma mia che pizza, fio mio. Basta. Dopo un po'. Tiè. Ti devo cura a me però. Che pizza. Jed è una meccanica forte, su questo c'è ragione. Troppe carte poi, ma come fa? Vabbè che hai usato gadgets, ma ne hai pescati tre, oh mamma mia. Ok. Non mi dia swipe. Vabbè, ci può stare. Ok, meglio, ottimo, a me va benissimo. Si mette il 6-6, fai quello che ti pare, guarda. Non ti preoccupare, mo ci penso io a te. Bravo, bravo, metti il 6-6, sì, sì. Sei forte. Lol. Vediamo che mi dice. Come mi ammazzi il 3-7. Oh, mo sì. Cioè, sta carta è troppo bella, Lira. Cioè, troppo, troppo bella, Lira. Mo lo proverò a fare il Tomb Warrior, allora. Devo dire che mi ha un po' attirato. Diciamo così. Mm. 5, 6, 7. Che maledetto. Che maledetto. Sono maledetto. Vabbè, un 7, 7. Però te do lì. Comincia un po' a giocare aggressivo. Qua, forse è il caso. Andiamo full build. Peccato, se Lira non fosse morta, guardate, la partita andava molto, molto diversamente. Un vero peccato. Vabbè, ci può stare. Jid Druid è forte. È una bella carta. Peccato che è morta, mannaggia, oh. Donna quanta armor si sta posto qui. Esatto, se non muori per due turni praticamente ti distruggi qualsiasi cosa, non c'è spamma. Vabbè, direi proprio pure finite per scappare. Faccio ammazzargli la sta carta? Non posso. Meglio che non gliela ammazzo. Molto meglio. Certo, 9 gli dà un vantaggio enorme. Sì, però io sono scemo, non c'è più un cazzo. Tutto diventa un po' così sta partita. Ah, ok. Fai questo. Chester Bennington, non ho già sentito sto nome. Grazie a Gid non lo sconfiggerò mai più, sai. Grazie a questa partita ha vinto.
Треба уйти. Maledetti Jedi. Pesante. Pesanterrima. Midrange comunque è meglio. Chiamo aggro druida. Dopo devo starti da a craftarmi il Toon Warrior che dice. Certo davvero sono molti Jid Druid, eh. Era Jersey. No, prima era Jid Shaman. Jid Branir li soffre. Peccato, c'è sì un altro minion da dire. Non sta attento allo swipe, poi bene o male. Che fa? E vabbè. Come fa perdere un po' di turni, che non è per niente bello. Quanto è noiosa sta carta? Questo già mi piace. È un Fury. Un po' greedy, eh? Però secondo me ci può stare, ragazzi. Un attimo, ecco, GG per te. Sei un maledetto, ma che bucio di fortuna stomo. Che fortuna sfacciata, oh. Se non pescava quello era peggio, molto peggio. Una minima 10. Non so se è stato buono se avevo fatto il Dire, però non ero sicuro di fare un altro tipo di giocata. Non mi convinceva molto. Ok. Mesh swipe, stava a girare. Fortunello comunque, Windfury era morto adesso. Perché avevo fatto almeno altri 4 danni. Avevo fatto 6 danni, considerato. Infatti 0. Peccato. Swipe.
pure peggio. Però se esce swipe mio, tu perdi. Peccato! Che cacchio! Che schifo di carta che mi è uscita. Che schifo di carta. Mannaggia la miseria, ho quella fortuna sulla ratta per levarmi il 3-3 con Wing Fury. Madonna, pesca un altro po', non lo so. Ecco, GG. Vabbè, GG. Che schifo. Non lo Sharing, cioè almeno dammi qualcosa. Ma invece credi che non stava a girare qualcosa, boh. Che schifo. Ice, provo sta rifarmi a Stockton Warrior, va. Vediamo come ho. Certo, senza Bren, eh? Poi si sente, devo dirti la verità. Forse uscimo io, ma non c'era una volta una carta che in base a Cthulhu, ma che cacchio? Certo non c'ho Grommash, capirai. Non c'ho manco Malkorok, che brutta cosa. Sì, c'è ragione. In effetti ha sempre funzione più il controllo, però. Perché c'è un piccolo dubbio, cioè, ma. What? Possibile che tu non c'era solo questo, mi ricordo male. Madonna, tutto maiuscolo. Bello, come le ho qualche cagata. Ancora l'aura vorrei tenere. Lo startivo, se no. Ciao Raul, mi piace più lui, sai com'è. No, leviamo. Mettiamo lì. No, che ho levato. Da bro l'ho levato. No, non l'ho levato da bro. Non lo so manco io che ho levato. Mannaggia mio. Ha vizio le prime due volte. Potrei levare, potrei levare. Un armor smetti. Ma lo levo proprio l'armor smetti. Redaunt. Io non c'ho poi niente di carte, quello è il problema, faccio molto molto schifo. Proviamo. Vediamo come gira. Madonna, senza Bran mi sembra più che gioca. Una cosa inferiore, capito? Come se... che schifo. Paces.
Che sfiga che c'hai, figlio mio. Guarda, quella è sfortuna, ma proprio brutta di sfortuna. Minchia, facessi in mano 25 su 70. Porco 2. Manco una su 3, mamma mia, dai. Perché come sei preciso sulle statistiche, mi sa che era proprio brutta qualcosa. Mo' dopo sto game ci provo. Bravo, c'hai ragione. Non ci ho pensato. Sì, ma metto quello del Costa 3. Sì, c'hai ragione. Mo' dopo la leva. Un attimo, idea la tua. Che noia. Che noia. Addirittura. E c'è il nerfare sto tipo. Ha sentito il ragazzo, eh? Ha sentito proprio. Quanto ha ciclato alla fine, però. Degli spiriti, però. Madonna, oh. Che noia. E quando gioco magari è intanto il 12. Che te pare? Inner Fire Priest, sono beccato. Sì, ho capito quale dici, sì. Il gluttonous. La glutton. Ingordigia. Ingordigia. Che bastardo. Gio per te. Aspetta un attimo, ma porca. Io sono animale. Mica avevo capito sta carta. Sorry guys. È tipo il Zephyrus. Mamma mia, che animale che sono. Come avete capito, lui è un cazzo di Nerfire, quindi di che stiamo a parlare? Porco due che cappellate ho fatto, quella va tenuta in mano, quindi che nabbo. Se leggessi, sai com'è, c'è scritto end. Basta che non lo farò. Grazie. Mo' ammazzalo se ci riesci. Bravo. Tu sei forte. Non io si scherza.
per umano. Per un mana. Oddio che palle. Ma in controllo, guarda. Ah, non c'è niente. Dicevo io. Che comunque forse era pure Lidl. No, non era Lidl, mi sa. Un altro game. Questo deck, devo dirti la verità, comunque era già abbastanza. Come si comporta? Ah, dovevo modificare. Oh, c'è ragione. Devo mettere l'uso e posta la morte. Vabbè, mo dopo facciamo. C'ho il vizio che io starto subito un game. Vabbè. Che bella sta. Ah, infatti è proprio bello questo mazzo. Lo gioco un botto prima, andò ancora giù questo gioco. Già pescato. No, per niente male. Per niente male. Per niente male. No. Usa stosa, fatti vedere di armor. Ecco. Perfetto. Poi è un altro inner fire. È lo stesso tizio. No. Sembrava lo stesso tizio. Massima l'armor va sempre messa, perché diciamo alla fine, perché a meno che non ti serve battiva prima c'è slam, buttarsela così, cacchio. Ma pensa queste cose le sai, Ice. Comunque anche chi vedrà il video, 5-6, mi sembra un po' uno spreco usa shield slam. Stesso turno non c'è niente. Già qua è meglio. Ma Dragon è tosta, eh. Dragon c'è un botto di risorse. Chissà che cacchio mi ha preso. Almeno mi ha preso Ktun. Però sì.
Molto in bid dopo la libero, sì. Anche comunque tocca vedere, perché se mi viene qualcosa è bello. Cioè lo è bello. Tonna. Minchia, non mi piace però. Qualcos'altro. Cioè, la lasci là, poi se ti capita la giocata su Ultra Special RNG Jesus, vai tranquillo, capito? Vabbè, però. Ecco. Ma comincio un po' su qua. Ma una Brawl? La pescherò secondo quei ragazzi una Brawl. Perché insomma, sarebbe pure un pochetto ora. Non male, non male. Molto meglio, non male. Male. Di sera non c'è più, mi sa proprio di no. Ma sì, tranquillo, tanto Massimo vinci, che ti frega, hai 8.000 carte. Te prego, dammi una Brawl. Niente, vogliamo perdere lo sto gioco, mi sa. Vabbè, ma sti cavoli. Partita. Ti prego, dammi una bro. Due. Tieni un altro, no? Vabbè. Ecco, non mi serve assolutamente. Ma proprio tanto. Io sto cominciando un pochetto a essere incazzato. Porco due, oh. Diciotto danni, no? Una brulla, no? C'ho l'ordetto, che di gioca, dai. Perché sta a pescare? Tra un po' sei brucia. Troppo vano, però continua a pescare. Da una brawl, porco due, dai. Vabbè, pure next. Non ce la famo proprio. Non ce la famo proprio, eh. Ce n'ho due nel mazzo. A quanto vado poco, mi sa che ho perso. Meno 3. What? Non mi pensavo. Ho appena perso, quindi c'è niente da pensare. Ho appena perso, ragazzi. Sì, purtroppo ne ho perse tipo 4 di fila dopo. Grazie per il follow comunque, l'ho visto che prima l'hai messo, grazie Cos. Sai, facciamo? So io che facciamo, questo facciamo ragazzi, questo. C'è un'arena gratis.
E ne andiamo, secondo voi Paladin? Warlock o Rogue? Secondo voi Paladin, Warlock o Ladro? Dici Ladro è il migliore? Paladino no? Potremmo fare pure Ladro, eh? Però io se Ice è d'accordo. Tu Ice che dici? Potremmo anche farlo l'altro. Now is the time. I will serve. Embrace the shadow. Now is the time. Now is the time. Now is the time. E c'ha ragione lei, dai, andiamo di Ladro. Allora, Prepanation. Mica male l'idra in arena. Mica male l'idra in arena, però, eh. Sì, mi più 3 danni, però è un 8-8, raga, porco 2. Direi proprio di sì. Infatti l'ho preso. Grog Fu Master. Shadow Rager, no, mai Shadow Rager. 5-3-5. Un sap al massimo. Però in arena sap. Turno morto, perché se lo pesco in top deck comincia a sugare. Io prenderei proprio Grog Fu Master. Sono piuttosto bene sicuro a prendere Grog Fu Master. Shadow Rager non lo prenderà. C'ha stealth però. C'ha stealth però. Un removal. Shadow Rager però c'ha stealth. Quella è Wind Fury, che non è male in arena, però. Però costa 5. Costa 5. Non è un 3-6. Se è un 3-6, vabbè, un 3-5 comunque non è male, eh. Vado di Grog. È più performante in top deck. Allora, due copie. Obsidian Shard, un'arma. Io prenderei Obsidian, sinceramente. Abomination non mi interessa. Dopo il Ganger non c'ho combo adesso. Dici Gangster. Perché secondo te Gangster? Perché non c'ho combo. Non c'ho combo. Però l'hai gombato qualcosa, immagino. Adesso io non c'ho niente, non so se me lo posso permettere, sai. Io prenderei l'arma. Difficile, eh? No, prendo l'arma, un removal. Costa 4, eh. Però il taunt a 3, questo discovery a taunt non è male, per l'arena. Io prendo il defender. Pirate è difficile che capitano. Vicious Fledgling, prendere il defender. Dici Vicious Fledgling. Lo adatti, però. Allora, se avessi qualche tanto avrei preso sicuramente il Vicious Fledgling, però ci possiamo provare, dai. Alla fine adatt è come discover, più o meno. Non c'ho, questa non la posso prendere, non c'ho elementali, ragazzi, quindi non esiste che la prendo. Bisogna charge, ce l'ho, direi Twilight Drake. Un drago. Ci può sta. Costa 4, poi c'è un 4-3 al massimo. Questo è buono, eh. Questo è buono. Lo Shiv non è male, ma quello è buono. Due danni. Questo è molto buono. Questo pure potrebbe essere buono. Petraglio. Mm.
Betrayal of the Ingenious. Però questo. Però lì mi giunge la mano, ragazzi. Betrayal è un effetto subito. Vabbè, non so male per i combo, se mi capitasse di farti i combo. Vabbè, qua di che stiamo a parlare? Direi Venture Co. Difficile ci stanno i segreti. Però non c'ho spell, però a sto punto prenderei. Ma Violet Teacher comunque è sempre buona. Uno spell prima o poi mi capiterà. Decidere secrets per i segreti. Sì, però in arena come faccio a sapere se quello l'ha preso? Mi deve capita proprio un 2-4 poi, eh. Vabbè, ci stanno i minion che non fanno i segreti di Orpaladin. Va bene, i secrets. Questa no? No, no, va bene quello lì, i secrets. Minion cost 2 more, questo direi perché dovrei metterlo. Cioè, un 2-3, fosse un 3-2, costo 1. 2-3. Questa non è male. Bulli 4-6, infatti. Sì. Combo non è male. Team Shield non è male. Lui già mi piace di meno. Col Blood non è più niente male. Minchia, col Blood sull'Hydra. Senti che pizze proprio. Infatti, finisce. Io direi Latchling, comunque Adapt. Appena entra più Adapt. Ci posso mettere in Taunt, ci posso mettere Divine Shield. Boh. Io prenderei Latchling. È un 4-2, però lui diventa un 5-2 se mi capita. Tu dici la Pantera. Però se mi capita bene lui diventa un 5-2 perché c'ha furtività. È che lui reagisce meglio alle situazioni però. No, prendo lui. Banish non serve. Lui è buono in arena per i dragon. Però anche lui non è male. Però io prenderei Fairy stavolta. Aumento. Lo so io il perché. Perché sto streamando a full HD. Forse la tua connessione costa è un po' bassa. Per quello ti dà problemi di quel tipo. Non è male swap attack delta. Minchia, la faccio su sul 2-4, sul 4-6, sul 3-5. Prendo. Ottimo. Meh. Tra tutti questi preferisco reggere a sto punto. Sapevo che prima o poi capitava una carta così destrea minion. Ok, questa è buona. Minchia. È una combo pesante però. Shadowcaster non è male. Però questo strega minion. Madonna, quante ce n'ho però, raga? Non so il Pier Worgen o di nuovo Assassinate. Assassinate 2 ci può anche stare, due Assassinate. Questo in mezzo no. C'ho troppi minion buoni da 5, inutile che mi serve un altro. Anche perché non c'ho quasi più niente spell. Per quanto faccia tiri lui e fai col Blood. Proviamo Assassinate. Oh, questo è già meglio, allora. No? No. Questa, dire Shaku. Dire Shaku senza dubbio. Non c'ho spell. C'è due, ma non posso tirarli su di lui. C'ho soltanto col Blood da tirare su Vorax, ma direi proprio di no, direi Shaku. No. Non male, non male pure lui.
Prende un Nerubian e comunque un 4-4. In arena ci può stare. Una curetta ci potrebbe anche stare. Non c'ho un minion da 1 però, eh. Né mi faccia impazzire sto tipo di cura in verità. Prendere quasi Farfly. Cioè, se mi capitano brutte carte, inizio il primo turno e già il secondo potrei buttarne un'altra. 1-2. Potrei comballo con Code Blood. Lo posso combattere con coso. Lo sta. Quello abbiamo preso e distrugge. Prendere Firefly. Questo non è male. Questo ci può stare. LOL. Ma perché? Perché dovrei prendere Big Time? Un 6-6 costa 6. Ah, prenderei lo Zen Leader, guarda. Buona vitalità. Questo non è per niente male. No, vabbè, mini pod, raga. Senza ombra di dubbio. Un taunt, tipo stun taunt. Corrupto Filbot. Buono Betrayed, buono. Oppure un altro Dualight Drake. Però c'ho poche cose per pescare. Quindi andrei del tratto del Corrupted Dealbot. Andrei Corrupted Dealbot. LOL. Vabbè, direi che qua andiamo senza dubbio di lui. Sono divisari. Qui, ecco, la Viscerit. 5 partite. Un taunt non è per niente male. Tutti i battle crash a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Questo pure non è male, però è difficile in arena che al sesto c'hanno 6 carte. Non sempre in 6-6-6 però, eh. Ho fatto un po' pesante. C'ho pochi minion. Però voglio giocarla così. Mo guardate Suko come una proprio uno schifo, eh. Però state tranquilli, dai. Massimo si perde. Vediamo come va. Non male come male. Vediamo che giocava lui di prima e poi reagiamo. Hail, friend. Strano non è. Cioè, sto ritratto è figo. Dice solo il friend, però. Permetti, allora comincio io. Che tirerai? Va bene. Non è male sta carta in arena. C'ho poche meccaniche a pescare, questo va detto. Quindi ogni discover che fa lui non è più niente male. Come se ci giocasse una carta in più, no? Brutta come cosa per me. Direi poi facciamo così. Cominciamo a essere leggermente pesanti per lui. Poi se non mette niente, questo non è per niente male. Perché sopravvive a Consecration. Se scelsi pure Nidoros Secrets in mano sarei molto più tranquillo. Oppure una carta da 6, da 5.
Ma se fossi io turno c'è solo. Ok. Ok. Prossimo turno un drago da 6 di vita. Va bene. Ma che passa adesso, amico mio? Belli si crede. Che schifo. Buona bella di drago. Non mi serve meglio un da 5 però. What? Your magic shall not save. Eh sì, perché io sono scemo. Secondo me ne farò 4. Tu quanti pensi che ne farò, Goss? Già 4 mi sta tenendo pure largo. Questa partita non sta andando proprio malissimo. Certo, ultime parole famose magari, eh? Mm. Magari. Magari in verità il paladin c'ha tipo il Cristo in mano e mi sta solo a prendere in giro. Vabbè. Vado sotto con Sacrisci in una maniera brutta. Vabbè. Lui con Sacrisci c'ha un sacco di valle. Forse che la tiri. Può darsi che la tiri con Sacrisci. Non c'è un'idea di quanti ne possa fare. Ecco. Che peggio. Vabbè. Mi serve un minion che costa 5, ce ne ho davvero tanti nel mazzo. Sarebbe carino riceverlo. Magari a sto turno avessi pescato. Assassini instant. Di che stiamo a parlare? Ecco Hydra. No, ma arriva un po' prima, ecco. Un po' troppo presto. Non ero pronto. Battuta di Dylan. Mo fai consacration, mo. In the end. Prima cosa avevo chiesto che anime deste guardare a parte My Hero Academia. Ah sì, è vero, mi ha risposto My Hero Academia. Ma ce n'hai altri? Dai, dimmene qualcun altro. Sto mette 20 anni sta persona contro giù. Te ci stai ancora Ice? O mai abbandonato? Nel momento del bisogno. Sì, per ora sì. Oddio che noia.
Oddio che noia. Non c'ho assassin, c'ho un assassinate però. C'ho un assassinate. Bravo, tenessi che fai. Dai, su, vabbè. Vediamo che fai. Quanto è forte Shogwar Q2. Non è più niente male Shogwar. GG. Ragazzi, anzi, faccio un'altra partita e poi mi devo fermare un po'. Faccio neanche in tempo a finire questa. Già. Ghost, purtroppo dopo c'è una cosa da fare, per quello devo interrompere lo streaming. Non so se streamerò. C'ho un allenamento su Heroes con dei ragazzi. Stiamo giocando un po' insieme. Se no avrei giocato volentieri, guarda. Se vuoi possiamo farlo domani. Domani sera possiamo giocare se vuoi. Tanto io streamo sempre, diciamo, dopo. Verso le 8, 7 e mezza pure è l'orario. Sicuramente domani, guarda, ci sono per giocare. Ammazza, siamo un po' indietro. Non te, ma perché c'ho un sacco di delay. Se la smettesse sto gioco che fa tutti sti delay, io non li sopporto. Facciamo solo questa e poi purtroppo devo staccare. Dai, da qua. No, aspetta. Dove ti posso accettare? Aspetta. Lo devo fare dal butternet per forza. Sta accettando, ok, fatto. Per comunque c'è una giocata di quarto turno, vediamo come va. Non vorrei giocassi tipo troppo troppo stranamente. Ok. What? Justice is mine. Una brutta carta, perché ha dato un sacco di risorse, io non devo usare due. Ho sprecato due carte, quindi. Vabbè, non sta. Power consumes me. Ok. Peccato. Sta giocando Stealth. Quando sarà off mi cura pure lì. Truth is my shield.
potuto attaccarlo in effetti, sono cretino. Vabbè, stia. Avrei attaccato sarebbe morto. Ottimo. Bravo, mi sei spalpistino lì, vedi un po' di serie. Mettimi in brace. Un po' di meno, eh. Mo' stai un po' esagerando. Mo' stai un po' esagerando. Questo non serviva. Insomma. Quando questo attacca e basta. Dragon Fair Potion, secondo voi ce l'ha? Sì, sì, no, non sto troppo indietro, però mi devo uscire un minion abbastanza forte. Oppure devo arrivare a tirare almeno una battaglia degli Yorkshire. Ok. Lui sta una pesante. Ecco, ti pare. Vabbè, GG però. Sì, sì. Più forza di sì. Vabbè, ce lo sapevo che ce l'aveva Dragon Fire Potion. Ovvio se la prende non la skip. Ma lui c'ha 8 mana. Vediamo come gioca, ecco. Cominciamo bene. Poi sono stile bellissimo. Direi proprio Proison, se ne stiamo a parlare. Adesso, forse, dico forse ragazzi, Cacchio ha fatto? Vabbè, mi ammazza Dominion e basta. Secondo me c'è tipo un remover. Che per me è una cosa brutta. Perché mettermi una arma da uno quando c'è ancora quella 3? Porco Dio, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io però, ce l'ho anch'io però, figlio mio. Forza, forza. Peccato. Vabbè, se mo c'ha mind control, lì sugo. Vabbè, 3-2 ci può stare. Minchia. C'ha troppe carte. C'ha veramente troppe carte. Ok. Va bene. Turno dopo devo andare a faccia. Boh, ottimo. Non lo so, toccate. Vediamo. Penso che siamo messi bene per adesso. Proprio c'ha 5 carte. Io non ho la minima idea di quello che c'è in mano. Poi c'è 1000 taunt. Che ne so. In fury va bene, non me ne frega niente. Ok, non me ne frega niente. Ha perso. GG. Well played. Anche grazie, Cos. Grazie. Ragazzi, io purtroppo devo interrompere. Comunque vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Domani continuiamo a questa arena che abbiamo iniziato, tanto per giocare un po'. Grazie a tutti che